ringraziare il Signore di questi ragazzi che cominciano questo loro cammino personale. Sono già stati battezzati, sono nati attraverso un atto di amore di voi genitori e quindi sono stati battezzati inseriti in Cristo, hanno ricevuto questa vita divina, questo piccolo germe che è stato messo dentro di loro. Ora loro incominciano a fare sviluppare questo piccolo germe affinché cresca e di questo noi vogliamo rendere grazie al Signore. Oggi loro sperimenteranno per la prima volta cosa significa riconciliarsi con Dio, con noi stessi e anche con gli altri. Ci siamo preparati, abbiamo chiesto al Signore di illuminarci in questo nostro cammino e allora vogliamo ecco ringraziare il Signore di questo. Vogliamo ringraziare il Signore della presenza vostra, dei genitori, degli amici, dei parenti, della comunità intera. Vogliamo chiedergli perdono. Perdono al Signore per le nostre mancanze di amore, di indifferenza, per le nostre mancanze di fedeltà verso di Lui e verso il nostro prossimo. Vedevano in Cristo il Salvatore, il Messia. E allora io vi chiedo adesso di fare questo piccolo e semplice gesto, di andare ad appendere il vostro nome qui su questo albero della gioia, del perdono, l'albero dell'amicizia, affinché voi cominciate a dire a tutti quanti noi che siamo qui: noi oggi e per sempre vogliamo essere amici del Signore. Allora aspetta per un momentino, vieni qui. Vieni. Sali qui. Brava. Ecco, adesso pronunciate il vostro nome bello forte, in modo che tutti quanti possano sentire il vostro nome. E dite, ecco, io sono veramente amico del Signore e vado ad appendere il mio nome su questo albero. Già leggeria. Grazie.
Bene, ci siamo dichiarati tutti quanti e cerchiamo di mantenere fede a questo impegno che avete fatto davanti ai vostri genitori, davanti a tutti noi. Siamo diventati amici del Cristo, quindi dobbiamo cercare di amare come donne, cercheremo di spiegare nel Vangelo, amare il Signore di sé. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e a Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i nostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscono le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele.
a oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. In estra non vidi alcun tempio. Il Signor Dio, l'Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Parola di Dio. Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi? Se mi amaste, vi rallegrereste, perché io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore. Questa mattina, proprio perché nel Vangelo di oggi il Signore pone una domanda molto importante per tutti voi, e questa domanda è: ma tu mi ami? È chiaro, forse nel vostro cuore voi vi dite: sì, Signore, io ti amo. Io ti voglio bene perché cerco di venire a messa ogni domenica. Sì, Signore, io ti amo perché mi ricordo di fare qualche preghierina ogni tanto.
Sì, Signore, io ti amo perché faccio delle buone azioni quando posso. Io credo che sono cose necessarie queste che vi ho detto, ma non sono sufficienti. Guardate, il Signore, ragazzi, il Signore ci ha amato in un modo super, ci ha amato così tanto da soffrire fino alla morte più infamante, fino alla croce, ma il Signore è risorto. Così noi possiamo dare un senso alla nostra vita, noi risorgeremo insieme con Lui. E guardate che questo, il morire sulla croce, il Signore l'ha fatto per ciascuno di voi, l'ha fatto per ciascuno di voi. Per te Sara, per te Andrea, per te Emanuele, per te Denise, per te Benedetta, per te Giada, per te Antonino, per te Emma, per te Fabrizio, per te Pietro, per te Ludovica, per te Maria Chiara, per te Chiara, per Valerio, l'ho fatto per te. E io credo che, sono certo che voi sapete molto bene che se il Signore vi ama, sapete bene che una persona innamorata dà tutto per la persona amata. E quindi la prima domanda che io vi faccio, ma vi rendete veramente conto che il Signore si è innamorato di ciascuno di voi? Guardate, spesso noi ci dimentichiamo che Dio ci vuole veramente bene, ci dimentichiamo che con Lui non siamo mai soli nella nostra vita, neanche nei momenti più difficili. Noi ci dimentichiamo oppure non ci accorgiamo, però Lui ci cammina sempre accanto a noi nella nostra vita. Vedete, il Signore è come l'aria. La vedete voi l'aria? No, non la vedete. Certo, se non ci fosse l'aria, noi non saremmo qui ora, non saremmo vivi perché non potremmo respirare. Guardate, il Signore che ci vuole bene, il Signore che non ci costringe a fare le cose che Lui ci ha detto, ci lascia liberi, ci lascia liberi. Il Signore, abbiamo sentito, se uno mi ama, e questo se ci fa capire come il Signore quasi ci chiede, ma mi vuoi bene, tu mi ami. Ecco il Signore che questa mattina ve lo sta chiedendo con tutto il suo cuore, perché voi, è vero, siete figli dei vostri genitori, ma anche siete suoi figli perché vi ha messo dentro questa vita divina al momento del battesimo. Non vuole perdervi per nessuna cosa al mondo, non vuole perdervi. E quindi il Signore ve lo sta chiedendo questa mattina, mi ami tu? Ve lo sta chiedendo Lui che attraverso i vostri genitori vi ha dato questa vita terrena, ma vi vuole dare un dono più grande, cioè il dono della vita eterna insieme con Lui un giorno. È per questo che il Signore ci dice, se uno mi ama. E poi il Signore aggiunge, osserverà la mia parola. Cosa significa osservare la sua parola? Allora, osservare significa un significato, guardare le persone, osservare ciò che fanno, eccetera. E questo può anche essere giusto. Però vedete, osserva la mia parola, cioè ascolto la parola del Signore, la custodisco nella mia mente, nel mio cuore. Questo è quello che ci chiede il Signore, custodire la sua parola, cioè non solamente imparare certe preghierine,
ma leggere il Vangelo e far sì che il Vangelo sia la condotta di vita della mia esistenza, anche se non è facile, perché sapete, voi potete chiederlo ai vostri genitori, quante volte siamo portati a fare come tutti fanno, quante volte siamo portati a fare silenzio per non così, per lasciarci tranquilli. Tu la pensi alla tua maniera, io la penso alla mia e andiamo avanti così in un modo tranquillo. Oppure si dice, quando voi sarete un po' più grandi, io ho la mia idea e non me la toglie nessuno, ma neanche Dio me la toglie, insomma. E quindi andiamo avanti con il nostro pregiudizio, con il nostro orgoglio, ci costruiamo una religione da noi, a nostro uso e consumo, questo mi va bene, questo non mi piace e quindi lo metto da parte, questo sì va bene, posso anche farlo. Vedete, il Signore ci dice osservate, cioè custodite questa mia parola nel vostro cuore, nella vostra mente. E poi, cosa significa osservare la sua parola? Non solo ascoltarla, non solo metterla qui nella mente e nel cuore, ma anche metterla in pratica nella vita. Osservare non significa solamente vedere cosa c'è scritto nel Vangelo, mettere in pratica questa sua parola nella nostra vita. Vedete, potremmo conoscere a memoria qualsiasi Vangelo, eccetera, ma se non viviamo quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo custodito nella nostra mente, nel nostro cuore, non serve a niente. Potremmo anche fare carriera, essere non lo so chi, ma come cristiani siamo zero, quasi. Ecco, allora ragazzi, io vi dico questo: cercate di amare come Lui vi ha amato, amare senza misura. E cosa significa amare senza misura? Ve lo ripeterò anche oggi, quando faremo insieme questo sacramento della riconciliazione. Il primo impegno che io vi do, cercate di metterlo qui nella vostra testa, il primo impegno che io vi do è di quello che ci ha detto il Signore oggi. Lui ci dà la pace e quindi cerca di fare il passapace, non solamente la passaparola, ma il passapace. Con chi? Con quelli che vi stanno accanto adesso, in questo momento, con i vostri amici, con i vostri genitori, con le persone che vi stanno accanto. Passa la pace, vivere nella pace, accogliere questa pace che il Signore ci ha dato. Il secondo impegno, quando il Signore ci ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, il secondo impegno che io vi do è il passa amore. Passa amore, cioè attraverso delle piccole cose. Non basta dire alla mamma o al papà io ti voglio bene, se poi quando vi chiedono di fare un piccolo servizio voi ve ne state lì tranquilli, oppure dite ai vostri genitori non scocciarmi. No, ecco il passa amore. Il terzo impegno invece che vi do, quando il Signore ci dice cercate di portare questa parola del Signore, il passa luce, cioè se il Signore è la luce sul mio cammino, la sua parola, io devo portare questa parola del Signore agli altri, il passa luce, ma devo portarla non perché sono obbligato o costretto, ma perché sento questa gioia che sta dentro di me e quindi porto agli altri questa gioia. Passate veramente questa gioia che il Cristo vi dà oggi nelle vostre famiglie, ma anche qui insieme con gli altri. Perché guardate, noi cristiani non possiamo essere delle persone tristi, non possiamo essere delle persone tristi, perché la nostra gioia non nasce dal possedere più o meno soldi in banca, più o meno soldi
non lo so dove, o case o terreni, eccetera. Queste sono cose che passano. Ma la nostra gioia nasce dall'aver incontrato una persona. Chi è questa persona? Gesù Cristo. Quello che voi sperimenterete anche oggi, in questo primo passo che voi fate. Quindi vogliamo veramente ringraziare il Signore di questo. Per voi siamo qui, per pregare per voi, perché incominciate un cammino. E guardate, cercate di avere sempre in testa questa bella frase che voi portate qui sulla vostra maglia: con il cuore si crede. Il cuore significa amore, significa passione, significa tenerezza, ma significa anche, quando c'è amore, rispetto per l'altro. Ecco, tutte queste cose, io devo credere in questo e devo credere nella persona che mi ha detto questo, di il Signore. Con il cuore si crede. Perché la Chiesa sappia annunciare al mondo il Vangelo di Cristo con parole credibili, ma soprattutto con la carità verso tutti. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Perché il Papa, i Vescovi e i Diaconi siano sostenuti nel loro ministero del Santo Spirito e sappiano guidare il popolo di Dio sulle vie del Signore, preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Oggi si celebra in Italia la 17ª giornata dei bambini vittime della violenza, promossa dall'associazione Meter. Perché la Chiesa e la società possono essere preparati a curare i bambini che hanno subito abusi, in modo che possano sentire l'amore di Dio e le loro ferite possano essere guarite, preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Perché sappiamo riconoscere nella nostra comunità la presenza dello Spirito che anima la storia e la guida secondo i piani di Dio, preghiamo. Donaci il tuo Spirito, tuo Signore. Adesso vorremmo invitare ogni ragazzo a esprimere la propria richiesta al Signore e poi, come testimonianza della veridicità di quello che loro diranno, chiederemo loro di andare a portare questo ciro che adesso si accenderà uno alla volta e metterlo qui su questo tavolo a testimonianza veramente della loro sincerità in quello che dicono. Signore Gesù, ti prego per tutti i bambini che stanno preparandosi a Genti per la prima volta, noi ti preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore.
casa, ma noi tante volte non accettiamo il tuo invito e per questo ti chiediamo perdono, noi ti preghiamo. Donaci il tuo spirito, Signore. Gesù, ti prego per tutte le mamme e i papà, fa che capiscono che l'unica strada da seguire sei tu, per avere tanta serenità. Noi ti preghiamo. Gesù, fa che quando finiscono le tue stizie e le guerre, gli uomini non capire che tu solo sei la pace, noi ti preghiamo. Donaci il tuo spirito, Signore.
Come lo concludiamo? Ci siamo rivolti a chi? Al Signore Gesù. Ora dobbiamo cercare di volgerci a chi? A lei, alla sua mamma. D'accordo? E adesso io vi invito a prendere, quando si fa un regalo alla mamma, cosa si fa? Una rosa, un fiore, eccetera. Vi invito a prendere la rosa e poi insieme andremo davanti alla statua della Madonna per fare questa semplice preghiera a nome di tutti quanti noi. Quando posso.
Io credo che sono cose necessarie queste che vi ho detto, ma non sono sufficienti. Guardate, il Signore, ragazzi, il Signore ci ha amato in un modo super, ci ha amato così tanto da soffrire fino alla morte più infamante, fino alla croce, ma il Signore è risorto, così noi possiamo dare un senso alla nostra vita, noi risorgeremo insieme con Lui. E guardate che questo, il morire sulla croce, il Signore l'ha fatto per ciascuno di voi, l'ha fatto per ciascuno di voi, per te Sara, per te Andrea, per te Emanuele, per te Denise, per te Benedetta, per te Giada, per te Antonino, per te Emma, per te Fabrizio, per te Pietro, per te Ludovica, per te Maria Chiara, per te Chiara, per Valerio, l'ho fatto per te. E io credo che, sono certo che voi sapete molto bene che se il Signore vi ama, sapete bene che una persona innamorata dà tutto per la persona amata. E quindi la prima domanda che io vi faccio, ma vi rendete veramente conto che il Signore si è innamorato di ciascuno di voi? Guardate, spesso noi ci dimentichiamo che Dio ci vuole veramente bene, ci dimentichiamo che con Lui non siamo mai soli nella nostra vita, neanche nei momenti più difficili. Noi ci dimentichiamo oppure non ci accorgiamo, però Lui ci cammina sempre accanto a noi nella nostra vita. Vedete, il Signore è come l'aria. La vedete voi l'aria? No, non la vedete. Certo, se non ci fosse l'aria, noi non saremmo qui ora, non saremmo vivi, perché non potremmo respirare. Guardate, il Signore che ci vuole bene, il Signore che non ci costringe a fare le cose che Lui ci ha detto, ci lascia liberi. Ci lascia liberi. Il Signore, abbiamo sentito, se uno mi ama, se uno mi ama. E questo se ci fa capire come il Signore quasi ci chiede: ma tu, ma mi vuoi bene, tu mi ami? Ecco il Signore che questa mattina ve lo sta chiedendo con tutto il suo cuore, perché voi, è vero, siete figli dei vostri genitori, ma anche siete suoi figli, perché vi ha messo dentro questa vita divina al momento del battesimo. Non vuole perdervi per nessuna cosa al mondo, non vuole perdervi. E quindi il Signore ve lo sta chiedendo questa mattina: mi ami tu? Ve lo sta chiedendo Lui che attraverso i vostri genitori vi ha dato questa vita terrena, ma vi vuole dare un dono più grande, cioè il dono della vita eterna insieme con Lui un giorno. È per questo che il Signore ci dice: se uno mi ama. E poi il Signore aggiunge: osserverà la mia parola. Cosa significa osservare la sua parola? Allora, osservare significa un significato, guardare le persone, osservare ciò che fanno, eccetera, e questo può anche essere giusto. Però vedete, osserva la mia parola, cioè ascolto la parola del Signore, la custodisco nella mia mente, nel mio cuore. Questo è quello che ci chiede il Signore, custodire la sua parola, cioè non solamente imparare certe preghierine, ma leggere il Vangelo e far sì che il Vangelo sia la condotta di vita della mia esistenza,
anche se non è facile, perché sapete, voi potete chiederlo ai vostri genitori, quante volte siamo portati a fare come tutti fanno, quante volte siamo portati a fare silenzio per non così, per lasciarci tranquilli. Tu la pensi alla tua maniera, io la penso alla mia e andiamo avanti così in un modo tranquillo. Oppure si dice, quando voi sarete un po' più grandi, io ho la mia idea e non me la toglie nessuno, ma neanche Dio me la toglie, insomma. E quindi andiamo avanti con il nostro pregiudizio, con il nostro orgoglio, ci costruiamo una religione da noi, a nostro uso e consumo. Questo mi va bene, questo non mi piace e quindi lo metto da parte, questo sì va bene, posso anche farlo. Vedete, il Signore ci dice osservate, cioè custodite questa mia parola nel vostro cuore, nella vostra mente. E poi, cosa significa osservare la sua parola? Non solo ascoltarla, non solo metterla qui nella mente e nel cuore, ma anche metterla in pratica nella vita. Osservare non significa solamente vedere cosa c'è scritto nel Vangelo, mettere in pratica questa sua parola nella nostra vita. Vedete, potremmo conoscere a memoria qualsiasi Vangelo, eccetera, ma se non viviamo quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo custodito nella nostra mente e nel nostro cuore, non serve a niente. Potremmo anche fare carriera, essere non lo so chi, ma come cristiani siamo zero, quasi. Ecco, allora ragazzi, io vi dico questo: cercate di amare come Lui vi ha amato, amare senza misura. E cosa significa amare senza misura? Ve lo ripeterò anche oggi, quando faremo insieme questo sacramento della riconciliazione. Il primo impegno che io vi do, cercate di metterlo qui nella vostra testa, il primo impegno che io vi do è di quello che ci ha detto il Signore oggi. Lui ci dà la pace e quindi cerca di fare il passapace, non solamente la passaparola, ma il passapace. Con chi? Con quelli che vi stanno accanto adesso, in questo momento, con i vostri amici, con i vostri genitori, con le persone che vi stanno accanto. Passa la pace, vivere nella pace, accogliere questa pace che il Signore ci ha dato. Il secondo impegno, quando il Signore ci ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, il secondo impegno che io vi do è il passa amore. Passa amore, cioè attraverso delle piccole cose. Non basta dire alla mamma o al papà io ti voglio bene, se poi quando vi chiedono di fare un piccolo servizio voi ve ne state lì tranquilli, oppure dite ai vostri genitori non scocciarmi. No, ecco il passa amore. Il terzo impegno invece che vi do, quando il Signore ci dice cercate di portare questa parola del Signore, il passaluce, cioè se il Signore è la luce sul mio cammino, la sua parola, io devo portare questa parola del Signore agli altri, il passaluce, ma devo portarlo non perché sono obbligato o costretto, ma perché sento questa gioia che sta dentro di me e quindi porto agli altri questa gioia. Passate veramente questa gioia che il Cristo vi dà oggi nelle vostre famiglie, ma anche qui insieme con gli altri. Perché guardate, noi cristiani non possiamo essere delle persone tristi, non possiamo essere delle persone tristi, perché la nostra gioia non nasce dal possedere più o meno soldi in banca, più o meno soldi non lo so dove, o case o terreni eccetera, queste sono cose che passano, ma la nostra gioia nasce
dall'aver incontrato una persona. Chi è questa persona? Gesù Cristo. Quello che voi sperimenterete anche oggi in questo primo passo che voi fate. Quindi vogliamo veramente ringraziare il Signore di questo. Per voi siamo qui per pregare per voi, perché incominciate un cammino. E guardate, cercate di avere sempre in testa questa bella frase che voi portate qui sulla vostra maglia: con il cuore si crede. Il cuore significa amore, significa passione, significa tenerezza, ma significa anche, quando c'è amore, rispetto per l'altro. Ecco, tutte queste cose, io devo credere in questo e devo credere nella persona che mi ha detto questo, chi? Il Signore. Con il cuore si crede.